Mister, 7-2004 oggi in campo dal primo minuto, obiettivo raggiunto della qualificazione, come sta crescendo questa squadra e che risposte ha avuto oggi da quelli che giocano meno? Sì, direi un'ottima risposta da tutti. L'obiettivo era far giocare, come hai detto te, chi ha giocato un po' meno e anche più giovani. Era giusto dare spazio a tutti perché tutti si allenano bene e quindi dovevo valutare insomma un po' anche quelli a cui avevo dato meno spazio nelle prime tre partite di campionato. Sono contento, è chiaro che non era facile per giocare con 11 giocatori nuovi, quindi il gioco non poteva essere fluido come deve essere, però penso che hanno fatto una buona partita, la qualificazione è meritata, potevamo fare qualche gol in più, però va bene così. Facendo anche un passo indietro, si arriva da un risultato straordinario come la vittoria a Vinovo contro la Juventus. Che emozioni le ha dato e che emozioni ha dato anche alla piazza un risultato del genere e soprattutto qual è stata la reazione poi dei ragazzi nei giorni successivi? Ma è chiaro che vincere a Torino con la Juventus è un risultato molto bello che ha dato entusiasmo al gruppo e giustamente i ragazzi hanno festeggiato a fine partita come era giusto che fosse, però non dobbiamo esaltarci troppo anche perché abbiamo avuto anche fortuna, la Juventus poteva segnare anche un altro gol, noi ne potevamo fare altri, insomma è stata una partita aperta diciamo. È chiaro che loro per tutto il secondo tempo hanno giocato in 10, quindi insomma siamo stati avvantaggiati da questa cosa, però penso che alla fine la vittoria è stata meritata, il gruppo ci voleva perché dopo la sconfitta in casa con la Sampdoria dovevamo riscattarci. Penso che insomma, faccia bene al gruppo per crescere in mentalità, in fiducia, però il campionato è lunghissimo, quindi dobbiamo stare coi piedi per terra, sapere che il nostro obiettivo è quello della permanenza nella Primavera 1, veniamo dalla Primavera 2, quindi dobbiamo crescere, dobbiamo studiare il campionato, e, insomma crescere singolarmente e come squadra. Mister, abbiamo visto Cioffi in questa stagione per la prima volta oggi. Come sta e a che punto è a livello di condizione? Purtroppo, come avete visto anche voi, non è ancora in condizione. L'ho forzato, anzi, a giocare qualche minuto in più di quello che doveva fare. Ma Pesce aveva crampi, quindi avrebbe dovuto giocare gli ultimi 10 minuti perché sono solo 3 giorni che si allena con noi, è rientrato il giorno prima della trasferta di Torino, l'abbiamo portato anche a Torino perché è un giocatore molto importante per noi, è un giocatore d'esperienza che spero che appena starà bene ci darà qualcosa in più. La vittoria di Torino e i possibili eventuali 3 punti contro il Pescara potrebbero alzare le ambizioni di questa squadra oppure l'obiettivo resta sempre lo stesso, quello della salvezza? No. Noi dobbiamo volare bassi e stare concentrati partita per partita, no, assolutamente. Noi dobbiamo giocare col Pescara per fare risultato, per migliorare le prestazioni, prima di tutto, perché i risultati a volte sono anche figli di qualche casualità, a volte un palo che va dentro, che va fuori, quindi dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo migliorare sempre, migliorarsi come dico sempre, sia singolarmente che come squadra. Il Napoli viene dalla Primavera 2, non dobbiamo dimenticarlo, quindi assolutamente un primo bilancio si potrà fare a fine girone d'andata, quando avremo affrontato tutte le squadre e magari allora lì fare un primo bilancio, ma assolutamente non pensare a di più che a una partita per volta. Un'ultima su Ambrosino, lo stai vedendo, ovviamente in questo momento è il giocatore più in musta, di cui si parla di più, di questa squadra, secondo te che margini ha? Come tutti ha grandissimi margini, i ragazzi sono tutti ragazzi, quindi specialmente 2003-2004 devono crescere assolutamente, devono migliorare tutti, dal primo all'ultimo, e i margini sono ampissimi per lui e per tutti, lui sta andando bene, ma è la squadra che lo supporta, che lo serve nel modo giusto, sfruttando le sue caratteristiche. Lui è stato bravo a segnare, poteva fare qualche gol in più, glielo dico sempre, ma non sono solo i gol che
che misurano un attaccante o un giocatore. Lui deve giocare per la squadra come tutti. E secondo me anche da quel punto di vista sta crescendo, sta dando sempre di più alla squadra, al di là dei gol. Questo è l'ultimissimo sulla partita di oggi. Tutti molto bene, però forse in particolare Gioielli qualcosina in più, non so se sei d'accordo. E che crescita stanno avendo anche gli altri ragazzi, soprattutto il 2004, parlo di Marranzino, lo stesso Gioielli, ma anche Marchisano. Sì, no, devo dire che oggi, gliel'ho detto anche ai ragazzi, gli faccio i complimenti perché, come ho detto prima, non era facile, tutti nuovi, tutti che hanno giocato per la prima volta insieme. E 2004 è chiaro che quest'anno saranno un po' più penalizzati rispetto agli altri perché l'annata primavera è 2003 e loro sono giovani, devono crescere, però quando li chiamo in causa devono dare il loro contributo come hanno fatto oggi. Non mi piace tanto parlare di singoli, però Gioielli è andato bene, è uno di quelli che ho impiegato anche in campionato, quindi magari è più in condizione anche degli altri che avevano giocato meno, però sono contento di tutti, diciamo. Grazie mister. Ostra, ragazzi, grazie mille.